Mezzo franco svizzero. Mascheranti, fai entrare la custode. Adesso la chiamo, dottore. Basta, basta, basta con le foto. Basta, fatemi passare, largo, largo. Dopo, dopo. Venite, venite, signora, da questa parte. Il dottore Lamberti le vuole parlare. Venite, da questa parte, prego. Via, via, basta. A che ora cominciano le lezioni? Alle 7, ma qualcuno dei ragazzi arriva dopo le 8. E che genere di ragazzi sono? Non sono alunni come gli altri. Sa, li raccolgono gli assistenti sociali. Sì. Li trovano tra le famiglie povere, tra Piazzale Loreto e Lambrate. Dicono che non devono giocare ai biliardini e te li portano qua. Sono tutti delinquenti. Non vengono ad imparare, ma solo a far casino. Un pomeriggio si portarono due di quelle. E se non c'ero io... La maestra la facevano ammattire. Non erano mica ragazzi con la voglia di studiare. Venivano solo qui a perdere tempo perché obbligati. Sì. Ad aspettare che tiri sera per ritrovarsi tutti quanti dopo a far le porcherie. Quella volta delle puttane, sì. Avvisai il commissariato. Venne un agente e sa che mi disse? Io li butterei tutti nel cesso e tirerei la catena. Ma la legge dice di istruirli e allora devono venire a scuola. A scuola, sì, ad ammazzare. Certo. E... loro hanno ammazzato la povera maestra e la polizia dopo li ha messi dentro. Ma intanto quella disgraziata è morta perché la legge dice che bisogna istruirli. È possibile che con tutto quello che è successo voi non abbiate sentito niente? Erano tutti ubriachi. Abbiamo trovato una bottiglia vuota di anice lattescente a 85 gradi. Tutti asseriscono di non aver commesso niente e che a sventrare e a stuprare la maestra sono stati gli altri. Li abbiamo beccati tutti. Erano nelle loro case o nei bar che di solito frequentano. Abbiamo anche controllato il registro dell'uccisa, commissario, e i presenti erano quelli. La custode della scuola ha testimoniato di averli visti entrare ed uscire tutti. Ha detto che li conta sempre. Adesso ve li illustro. Lei, signorina, mi corregga pure se sbaglio, la prego. Ah, le presento il commissario Lamberti. La signorina Ussero, Livia Ussero, assistente sociale della zona. Via qua.
Chi ha portato l'anice in classe? Ah, questa è una cosa che non sono riuscito a sapere. Sembra addirittura che a un certo momento si sia materializzato nell'aula. Beh, qualcuno lo avrà portato per fare lo spiritoso. Poi un sorso tu, uno io, e si sono scatenati. Ed è successo quello che è successo. L'anice lattescente è il liquore più potente del mondo, 85 gradi. Ciò significa che se un ragazzo ci si inumidisce la lingua, parte. Sì, anche un buon bevitore con un sorso si ubriaca. Vero, dottore? Sì, certo. Questo potente superalcolico scatena un forte eretismo psichico, brucia il sistema nervoso e fa partire verso il mondo della violenza e della follia. Avete detto che li avete arrestati tutti in casa e nei bar. Qualcuno a letto, qualcuno mentre stava cenando. Così, tranquillamente, dopo lo scempio che avevano fatto di quella poverina. Beh, in un primo momento mi sono meravigliata anch'io, ma poi quando ho conosciuto gli effetti dell'anice lattescente ho capito che erano tutti ubriachi a 85 gradi. Posso interrogarli subito? Ma certo che puoi. Dottor Lamberti, vorrei conferire con lei. Riguardo al delitto? No, ma... Allora ci vediamo domani. Signorina, riferirò il nostro colloquio, stia tranquilla. Ora, signori, vi prego di lasciarci soli. Buonasera. Voglio uno stenografo. Usa il registratore? No, niente registratore. Voglio uno stenografo. Già, lo stenografo non registra il rumore degli schiaffi. Ti avverto, quei ragazzi non vanno toccati. Sono minorenni. Se ne picchi uno... Va bene, va bene. Dai, dai, muovete. Vatti a sedere là. Guarda questa foto. Tienila stesa con tutte e due le mani se non vuoi che ti spacchi la faccia. Posa la foto lì davanti a te e continua a guardarla mentre ti interrogo. Ecco, bravo. Ora, prima di interrogarti, devo farti un piccolo discorsetto. Tu ti senti molto sicuro non solo perché hai 13 anni, ma soprattutto perché sei tubercoloso. Io, purtroppo, non posso spaccarti la faccia come ho detto prima, ma posso fare di peggio. Tu sai bene che finisci il riformatorio comunque vada. E allora io ti dico questo. Se mi rispondi bene, ti raccomando a quelli del Beccaria. Altrimenti ti faccio passare guai seri. Guardi che il Beccaria non è un posto come mi vuol far credere lei. Non è una prigione. È soltanto un istituto di rieducazione. L'ho visto alla televisione. Lì ci si sta bene. Va bene, d'accordo. Il Beccaria è come dici tu. Se stai ai patti sarai curato, altrimenti... Ma che dice? Devo essere curato. È stabilito dalla legge. Io sono piccolo, sono il più piccolo. 3 sere fa sei andato a scuola? Sì, come tutte le altre sere. Però io non ho fatto niente. Sì, lo so, Carletto. Lo so che non hai fatto niente. Vuoi assaggiare? Ti fa passare il sonno? No, è troppo forte. Come fai a sapere che è troppo forte? L'hai già assaggiato? Io no, ma si vede che è roba forte. E da che cosa lo vedi? Ma dalla bottiglia, è come quella della grappa. Potrebbe anche essere una qualsiasi bottiglia di sciroppo di mandorle. Su, assaggia. No, non posso, mi fa troppo male. Quella sera me l'hanno fatto bere per forza, sennò... Io non ti costringerò a berlo con la forza. Mi accontento che tu lo annusi. È questo il liquore che ti hanno fatto bere a scuola, rispondi. Sì. Bravo. Ogni tanto sai dire anche la verità. Non voltarti. Non voltarti e continua a guardare la foto che hai davanti. Ma come può un ragazzo della tua età restare impassibile davanti a una foto come quella? Un ragazzo della tua età dovrebbe mettersi a urlare, a vomitare, vedendo la sua maestra ridotta a quel modo. Mi senti? E non voltarti, rispondi senza voltarti. Non mi volto. Non ho fatto niente io. Io non c'entro, l'ho già detto. Non voltarti! Non voltarti.
e continua a guardare quella fotografia. O ti porto all'obitorio e ti lascio tutta la notte con quella poveretta massacrata. La guardo, la guardo. Bravo. E mentre la guardi, stammi bene a sentire. Ti ho detto che ho bisogno di un favore da te. Voglio soltanto sapere chi ha portato l'anice a scuola. Tu me lo dici e poi te ne torni a dormire. Avanti, chi è stato? Io non lo so, non potrei dirlo. Rifletti prima di dire fesserie. Se l'ha portata qualche altro, tu potresti non essere responsabile. Te lo chiedo per l'ultima volta, chi l'ha portata in classe? Mi tenevano, mi facevano bere, io non ho visto niente. Adesso però a me mi vedi. Quindi hai visto anche chi ti teneva e chi si occupava della maestra? No, non ho visto quasi niente. Quasi? Che cosa vuol dire? Che hai visto qualcosa? Sì, dottore. Ho visto che la spogliavano e allora non ho più guardato. Alla tua età, Carletto, quando si vede una donna spogliata, la si guarda! Le assicuro che avevo paura. Quando ho visto che le hanno messo un fazzoletto in bocca per non farla gridare, non ho più guardato. Chi le metteva il fazzoletto? Beh, io non lo so. Io non... Chi? Chi? Non lo so, dottore, non vorrei sbagliare. Mi sembrava che fosse Fiorello. Sì, Fiorello. Vuoi dire Fiorello Grassi? Sì, dottore. Vediamo. È questo? Rispondi. Sì, dottore, è proprio lui. Fiorello Grassi è l'unico pulito in mezzo a voi. Tu vuoi buttare la colpa su di lui per salvare tutti gli altri. È la verità. È venuto dentro in classe e ci ha detto che aveva portato una cosetta da bere intanto che arrivava la maestra. Proprio lui, non ti sbagli. Fiorello Grassi, proprio lui. E perché non l'hai detto al primo interrogatorio? Perché non me l'hanno domandato. No! Te lo hanno domandato! Ti hanno domandato chi ha portato la bottiglia in classe. E tu hai risposto che non sapevi niente di niente. Che non avevi visto niente di niente! Portate via questo letame. Dopo il più giovane vediamo il più marcio. Sì. Portami su questo Verino Verini. Vado subito, dottor. Padre in carcere, 3 anni di riformatorio. Maniaco sessuale. Siediti. Togli le braccia dal tavolo. Così va bene. Ti chiami Verino Verini. Hai 16 anni e sei stato 3 anni in riformatorio. A me in riformatorio mi ci hanno portato per forza. I motivi non li ho saputi mai. I motivi sono sempre gli stessi. Atti osceni in luoghi pubblici. E che significa? Significa che ti hanno sorpreso mentre ti spogliavi in presenza di donne e di bambine. Nelle strade, nei giardini e alla finestra di casa tua. Ti risulta tutto questo? No, i bravi ragazzi come me non fanno quelle cose. Sono stati i poliziotti a inventare tutto per rovinarmi. E perché i poliziotti avrebbero voluto rovinare uno come te? Perché la polizia è cattiva e vuol fare del male a tutti, anche ai bravi ragazzi. Perché tu sei un bravo ragazzo. I miei compagni mi chiamano il vecchio, ma certo in confronto a lei sono ancora un ragazzo. Non dico poi in confronto a quel pensionato lì, perché non è vero. E va bene, bravo ragazzo. Non sei una pattumiera come risulta qui. Che vuol dire pattumiera? Io sono un bravo ragazzo, lo deve dire al giudice. Se veramente sei un bravo ragazzo, io ti faccio una domanda. Una sola, e poi ti mando a dormire. Perché a quest'ora i bravi ragazzi dormono.
D'accordo? Infatti io ho sonno, proprio perché sono un ragazzo per bene. Bene, bravo ragazzo. La domanda è questa. Chi ha portato la bottiglia di anice in classe? Anice? La bottiglia di anice? Ma quale bottiglia di anice? Io non lo so mica. L'ha fatto apposta! L'ha fatto apposta! Si mette sui bravi ragazzi indifesi, sbirro! Non sono stato io, bravo ragazzo. È stata la mia mano. Fermo! Sta fermo! Sta fermo al tuo posto! Non mi muovo. Allora, chi ha portato la bottiglia dell'anice in classe? Forse l'anice l'avevi dimenticato, ma adesso che c'hai l'odore sotto il naso, cerca di fare un piccolo sforzo, bravo ragazzo. Ricordatelo! Sì, 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 adesso mi ricordo. Che cosa ti ricordi? È stato lui. Lui chi? L'ho visto entrare con la bottiglia in mano. Sì, era lui, Fiorello Grassi. Il nostro accordo, signor commissario. Gli ho risposto alla sua domanda. Va bene, abbiamo finito. Portatelo via e lasciatelo riposare. Signor commissario. Che cosa c'è? Glielo dice al giudice che sono un bravo ragazzo. Va bene, glielo dico. Ma adesso vattene. Grazie, signor commissario. Posso aprire la finestra? Non si respira più con questa puzza d'anice. No. Questo odore ricorda molte cose ai nostri ragazzi. Quando li hanno arrestati erano ancora ubriachi. E chissà per quanto tempo ancora il solo odore dell'anice gli darà fastidio. Porto su Fiorello Grassi. Siediti, anche se per terra è un po' bagnato. Sai, si è rovesciata una bottiglia di anice. La tua scheda parla di uno che usa il coltello contro tutti. Lo dicono solo perché sono slavo. Sono un montenegrino. E i montenegrini usano il coltello come da voi lo usano tutti quanti i meridionali. È un modo di dire, commissario. Per te è un modo di fare. Raccontami che cosa hai fatto in classe quella sera. Io non ho proprio niente da raccontare. Io non ho fatto niente, chiaro? Non c'entro con quel che è successo, non ho guardato neppure. La festa su quella povera maestra è durata quasi un'ora. E tu non puoi venire qui a raccontarmi che sei stato un'ora con la faccia contro il muro! Io non ho visto niente né sentito niente. Mi hanno obbligato. Mi hanno obbligato. Ma erano in tanti. Mi mettevano la bottiglia in bocca e mi dicevano, bevi, bevi. Perché non ne inventi un'altra, Lucic? A un figlio di puttana come te, tanto veloce col coltello. Nessuno può dire bevi, bevi. Lei non può chiamarmi figlio di puttana e non può mettermi le mani addosso. Hai ragione tu, Lucic. Tu puoi prendermi per il culo. Fottertene del posto dove stai. Strafottertene anche del mio lavoro. E io non posso nemmeno chiamarti figlio di puttana. Tu ti puoi ubriacare. Puoi massacrare una povera donna. E io non posso darti nemmeno una piccola spinta. Ti chiedo scusa se sono stato troppo scortese con te. Portatelo via! Tirati su! Svegliati, sveglia! Come ti chiami? Federico Dell'Angeletto. Hai 17 anni, sei prealcolizzato e violento.
Adesso ascoltami bene. Dimmi che cosa hai fatto quella sera. Se tu personalmente non hai fatto niente, dimmi che cosa hai visto. Io non ho visto né fatto niente perché dormivo. Addirittura dormivi? Sì, appena bevo un po' mi viene subito sonno. Chi ha portato l'anice in classe? Non ho visto, dormivo. Anche prima di bere? Appena entro in aula mi metto subito a dormire. Lo possono dire anche tutti i miei compagni. Alza la voce, non capisco quello che dici. Come? Ho detto alza la voce più della mia! Adesso proviamo. Come ti chiami? Federico Lanzoletto. Più alta della mia! Proviamo! Che cosa hai fatto quella sera? Non ho fatto niente perché dormivo. Ancora più alta, che cosa hai visto? Non ho visto niente, dormivo. Ancora più alta! Quanto più alta? Alta, alta! Ma come? Io non capisco. Grida, grida! Grido, grido, grido cosa? Grida! Grida! Ah! Grida! Ah! Grida! Ah! Grida! Ah! Grida! 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 Paolino Bovato, padre alcolizzato, madre dentro per lenocinio. Lenocinio? Ah! Volete dire che una bagascia? Verdi Benito. Ha il vizio del gioco. Ha sempre denaro con sé di provenienza dubbia. A me poi l'anice non mi piace. Marassi Carolino, orfano, piccoli furti occasionali. Avrei voluto fuggire, ma me l'hanno impedito. Marcelli Silvano, luetico, padre in carcere e madre morta, specialità si finge epilettica. Non fingo, io c'ho il certificato medico. È uno dei peggiori elementi del quartiere, fa schifo come pugile. Non è vero. E fa schifo come delinquente. Non è vero, ho fatto un match di box ieri, ero tutto intronato. Michele Castello, tipo rissoso e violento, un rissaiolo. Mi hanno obbligato, ero talmente impaurito che non ricordo niente. Siccome la legge non mi permette di trattare a calci in faccia questi delinquenti, io uso l'anice. Con questo metodo qualcuno starà male di stomaco, ma qualche altro cederà. Portami su Fiorello Grassi. Siediti lì. Siediti comodo. Metti i piedi sul bagnato. Ti chiami Fiorello Grassi, hai 16 anni e sei figlio di brava gente. E anche tu sei un bravo ragazzo. Solo che 3 sere fa eri alla scuola serale, dove hanno massacrato una povera maestra. Guarda qui. Al primo interrogatorio dicesti che non avevi visto nulla, che ti hanno costretto a bere l'anice su cui sei seduto, che ti hanno impedito di uscire per paura che tu facessi la spia e che hai dovuto restar lì finché tutti quanti non sono usciti. È vero? Quando ti faccio una domanda, voglio una risposta. Io non ho visto e non ho fatto nulla. Mi hanno anche picchiato, perché non volevo fare come loro. Va bene, Fiorello. Ma ci sono diversi tuoi compagni che dicono che sei stato tu a portare la bottiglia di anice in classe. Lo sapevo che avrebbero dato la colpa a me. Ne ero certo. Se tu mi dici la verità, io ti aiuto. Tu hai detto un momento fa che eri certo che i tuoi compagni ti avrebbero accusato. Perché? Perché eri certo? Perché? Perché? Io non sono come gli altri. Che cosa vuol dire? Che non sei come gli altri. Non sono come loro, ecco. E si approfittano di me, dando sempre la colpa a me. Ma io non ho fatto niente. Mi hanno costretto a stare lì. Non sono un uomo, io. Non sono un uomo, io. Su.
su, vieni. Respira profondamente. Vuoi una sigaretta? No, grazie. Un caffè? No. Raccontami che cosa è successo quella sera, Fiorello. No, non faccio la spia. Devi capire che cosa significa in un caso come questo non fare la spia. Significa rassegnarti a stare con i cattivi, rinunciare a stare con i buoni, assistere al massacro della tua maestra, rassegnarti ad essere picchiato, e soltanto perché tu non vuoi fare la spia. Se qualcuno un giorno ammazzasse tua madre, tua sorella, tu non dici niente perché non vuoi fare la spia. E la tua povera maestra era come tua madre, come tua sorella. Voleva solo aiutarti, insegnarti qualcosa. Non certo per lo stipendio che le davano, ma solo per affetto e civiltà. Verso di te. E verso tutti voi che l'avete massacrata, uccisa e torturata. Però a te quello che importa è che nessuno ti chiami spia. È inutile che piangi, Fiorello. Io lo so che tu non hai fatto niente, che tu non c'entri. Ma è adesso che tu commetti un delitto. Difendendo l'assassino della maestra, il vero assassino diventi tu. Io non voglio che tu mi dica tutto subito. Tu devi decidere da solo da che parte vuoi stare. E non devi aver paura di essere picchiato, come dicono i tuoi amici. Qui nessuno vuol farti niente. Se vorrai parlare, bene, altrimenti. Ma tu devi decidere da solo, secondo la tua coscienza. Non faccio la spia io. Tu farai quello che hai voglia di fare. Tornatene a dormire adesso. Se deciderai di parlare, fammelo sapere in qualsiasi momento. Non faccio la spia, io. Quando deciderai da che parte stare, pensa a tutto e a tutti. Ai tuoi genitori, alla tua maestra. Ci rivediamo nel pomeriggio, così firmo gli interrogatori. Bene, dottore. Ritorno qua fra un paio d'ore. No, fatti una bella dormita. Ti faccio chiamare io. Vieni nel mio ufficio. Mi hanno detto che non hai toccato un capello a nessuno, ma che hai fatto di peggio. Li hai moralmente seviziati con ogni genere di minacce e hai umiliato la loro personalità umana innaffiandoli con quell'anice lattecente. Non ridere perché non scherzo. Voglio vedere che fine facciamo tutte e due se la magistratura lo viene a sapere. Sono stanco. Ho passato tutta la notte in mezzo alla melma. Adesso me ne vado a casa a dormire. Fra un paio d'ore verrà il giudice istruttore. Consegno a lui i ragazzi e basta. Ah, comodo. Non voglio fare una brutta fine solo perché tu puoi perdere la pazienza. Non ho torto un capello a quei ragazzi. Va bene, vai pure a riposare. Lasciameli interrogare ancora. Credo di capire. La teoria generale è che questi ragazzi, una sera, hanno portato dell'anice, bevuto, perso il controllo e fatto quello che hanno fatto. Se noi accettiamo questa versione, la loro versione, i ragazzi si faranno un anno o due al massimo di riformatorio.
E le attenuanti le avrebbero, minore età, stato di ebbrezza alcolica, eccetera, eccetera. E a te che te ne importa di quanto gli danno? Sono affari che riguardano la magistratura. Li vuoi all'ergastolo? No, non tutti. Uno solo. Chi? Non lo so. Lasciami ancora un po' di tempo e ti porto nomi e prove. Ma allora non hai scoperto niente? Del resto li avevo già interrogati io e non c'era niente da scoprire. Sono una massa di carogne e basta. Non si cava di più. Io ho cavato qualcosa di più. La maggior parte dei ragazzi mi ha detto le stesse cose che ha detto a te. Ma uno mi ha detto qualcosa di più. Chi? E che cosa ha detto? Fiorello Grassi è un invertito. Che raffinatezza. E allora? Allora questo mi serve a stabilire che qualcuno non ha partecipato al massacro. Dato che un invertito può essere innocente dello stupro. E poi? Se non ha partecipato al massacro, vuol dire che non era d'accordo con gli altri. Non è detto. Lui però dice che non fa la spia. È ovvio, se no appena si ritrova con gli altri in carcere gli fanno la pelle. Ma io sono sicurissimo che parlerà. Poi c'è un'altra cosa molto importante. Quale? La loro linea di difesa è concordata. E il tempo di concordarla l'hanno avuto. Hanno fatto lo scempio e sono andati a casa. Poi lì si sono fatti pescare tutti. Ora rifletti bene. Se non fossero stati tutti d'accordo, dopo un simile brutale assassinio, sarebbero fuggiti tutti, o in gruppi o da soli. Perché sapevano benissimo che la polizia, una volta scoperto il cadavere, sarebbe andata a cercarli. I casi sono due. O erano organizzati prima, o addirittura hanno organizzato il tutto ancora prima di commettere il delitto. Allora, uno li domina e ha concordato prima il delitto, oppure li ha istruiti come comportarsi dopo. In ogni caso, uno di loro ha responsabilità ben maggiori. Voglio dire di più. L'organizzatore è una mente criminale tale che non può beccarsi un anno o al massimo due di riformatorio e poi fuori. Allora cosa vorresti fare? Devo interrogarli ancora. Se il giudice istruttore li manda al beccaria, la verità non viene più fuori. E il vero assassino di quella povera maestra rimane impunito. Il che risponde esattamente a quanto lui ha programmato. Che cosa dovrei fare, secondo te? Il nostro compito finisce qui. Non lo so. Ma i ragazzi devono restare in questura. Vedrai, in 2 o 3 giorni qualcuno parla. Ricordati che esiste un codice di procedura. L'importante è scoprire. Va bene, d'accordo. Chiederò una proroga. 3 giorni ti bastano? Spero di sì. D'accordo. Se li ottengo te lo farò sapere. Per adesso vai a riposare. Grazie. Dottore, sono Mascarambi. Dottore, sa quel ragazzo, quello che non è giusto, quello che gli pensa la Recchia? Fiorello Grassi? Sì, proprio lui, vuol parlare solo con lei. Sta piangendo come una bambina, vola a lei. Tiralo fuori dalla cella e portalo immediatamente nel mio ufficio, io vengo subito. Senti di parlare, non importa, io non ti obbligo. Non ho fatto niente io. Ti ho già detto che ti credo, ma adesso calmati. Ti crederanno anche i giudici. Sei un bravo ragazzo, tu.
Non ho fatto niente io. Ma so chi è la causa di tutto. So chi è stata la causa. Stata? No, non lo dico. Ho già detto troppo io. Hai detto stata? Una donna? Nessuna donna, nessun uomo. È tutta colpa mia quello che è successo. Tutta colpa mia. Se non c'ero, se io non esistevo, non succedeva. Hai portato tu l'anice in classe? No! Hai messo tu il fazzoletto in bocca alla maestra? No, no, no! Mi tenevano, volevano che guardassi. Chi? Tutti. Un nome? A turno. Hai detto che è stata una donna? No! Non ho detto che è stata una donna. Sono un vigliacco, una spia. Sì, sono una spia. È stata una donna? No! Non è stata una donna. No, non dica più niente. Piuttosto mi ammazzo. Sì, mi ammazza, mi ammazza, mi ammazza. Va bene, ma adesso calmati. Sta calmo, calmo. Va bene, non grido più. Ma non dico più niente. Perché se no appena posso, mi spacco la testa contro il muro. D'accordo, ma stai calmo. Io non voglio sapere più niente. Non ti chiedo più niente. Adesso ti faccio mandare in infermeria. Lì ti daranno un calmante e ti cureranno. Non mandarmi tra i miei compagni. Se sanno che ho parlato, quelli mi ammazzano peggio di come hanno fatto con la maestra. Sta tranquillo. Ti proteggeremo noi. Portalo in infermeria. E non mandarlo con tutti gli altri finché non te lo ordinerò io. Va bene, dottore. È stata una donna. Come fai a saperlo? Me l'ha detto uno dei ragazzi. Chi? L'invertito, Fiorello Grassi. Quello che hai mandato in infermeria? Ti ha preso in giro. Adesso se ne sta comodamente in un letto pulito invece di essere in cella con gli altri. Se giri a vuoto è inutile che tu continui. Voglio liberarmi di quella marmaglia. Non ti interessa sapere chi ha spinto al massacro quei ragazzi? No, non mi interessa. Ci sono cose molto più importanti. Ogni giorno qui a Milano avvengono rapine, si spara, si ammazza. Questo è più urgente. Un caso vale l'altro finché non è risolto. E quei ragazzi non avrebbero commesso un delitto se per... Se c'è un responsabile salterà fuori al processo, o anche prima. Prima del processo passeranno mesi e mesi. E in tanto tempo finiranno per parlare. Finora quello che è certo è che la maestra è stata seviziata e assassinata da quella marmaglia. E il nostro lavoro noi l'abbiamo fatto. Tutti i colpevoli sono dentro. Ha parlato di una donna. Io... No, non posso tenere oltre quei ragazzi. Mi hanno già telefonato dal Palazzo di Giustizia per tacere la solita cagnara dei giornali. E va bene. Mandali pure al Beccaria. Ma avverti di sorvegliare Fiorello Grassi, altrimenti si ucciderà o verrà ucciso. Ma insomma, solamente perché un ragazzo, un invertito, per poter passare in infermeria, ti ha parlato di una donna. Uno che in 16 anni di fesserie ne avrà raccontate tante... No, non è solo per questo. E perché altro? Se Grassi parla di una donna, la dobbiamo chiamare mandante. E se veramente esiste un simile mostro, perché di mostro si tratta? Poiché ha fatto scatenare tutti quei ragazzi in un'aula scolastica, su una maestrina nemmeno troppo piacente, quando da piazzale Loreto a Parco Lambro avrebbe potuto benissimo organizzare quel festino senza essere presi. Una belva simile non può circolare, non deve! Se esiste. Esiste. Non hai nessuna prova. Il delitto concertato a scaricabarile è più che una prova. Lo era già ancora prima che Grassi ne parlasse. Ora, con quell'ammissione del Grassi, noi abbiamo molto di più in mano. Lasciamela cercare, questa donna. E va bene, cercala. Ma attento a non combinarmi storie che facciano saltare il posto a te e a me. Attento a quel Grassi, però.
Grassi è dentro. E se è stato lui a dirigere il massacro, ce l'ho quando voglio. Ho bisogno di un paio d'uomini. Prendi i mascheranti e lo cascio, però ufficialmente sei solo tu a condurre le indagini. Va bene. E non farmene pentire. D'accordo. Secondo lei, che li conosce molto bene, chi è il peggiore di tutti? Come posso dire chi è il peggiore? Sono tutti uno peggio dell'altro. Eppure sono tutti recuperati. Senta, signorina, c'è sempre qualcuno peggio di un altro e lei può dirmelo. No, non è così. Non esiste uno peggiore. Lei non conosce quei ragazzi, né altri di qui intorno. Non conosce quello che hanno dentro, come vivono, cosa soffrono. Lei è un poliziotto e vede solo le cose che fanno questi ragazzi. Rubano, bevono, giocano d'azzardo. Hanno malattie venere, sono tubercolosi. Hanno scippi, violenze. Lei vede solo questi fatti, lei non vede quello che avrebbero potuto essere o vorrebbero essere. La polizia non si interessa di tutto questo. Ci siete voi per queste cose. Ma si rende conto di quello che sta dicendo? Viviamo in una società che crea quei tipi di ragazzi. Poi come diaframma mette una come me e la maestra. Cosa crede che possiamo fare? Credo che abbiamo cominciato male il nostro colloquio. Io invece mi ripromettevo molto dal nostro incontro. Mi ascolti, signorina. Io mi sono fatto un'idea. I ragazzi sono stati spinti al delitto da qualcuno che li ha istruiti, o prima o dopo. Tra l'altro i ragazzi ne hanno una gran paura, infatti non lo nominano mai. Perché qualcuno avrebbe avuto interesse a far uccidere così selvaggiamente una povera maestra? Non si sostituisca a me. Se esiste un movente lo troveremo, se c'è. Ma si rende conto che a quei ragazzi così carichi di tare fisiche e morali basta un po' di liquore come quell'anice per scatenarsi come bestie feroci? Me ne rendo conto perfettamente. E credo che qualcuno ne abbia approfittato di questa eventualità. I ragazzi devono averne una gran paura se non ne fanno mai il nome. Nessuno dice il nome perché questa persona non esiste. E della povera maestra che cosa può dirmi? Solo bene. Seguiva i ragazzi. Non spandeva nozioni, ma si assicurava che apprendessero veramente. Di due o tre mi disse una volta era addirittura entusiasta di come la seguivano. Di chi, per esempio? Lei non smette neanche per un attimo di essere poliziotto? Ho chiesto la sua collaborazione non soltanto perché possa essermi utile, ma anche perché possa essere utile ai ragazzi. Ma anche se non sembro, sono un suo e un loro amico. Un poliziotto non può essere amico di nessuno. Anch'io sogno una società dove i poliziotti possano essere amici della gente. Anch'io credo che quei ragazzi potevano diventare utili alla società, ma questo sul piano del principio. Però all'obitorio c'è un corpo straziato che invoca giustizia. Se lei mi fornisce due nomi di quei ragazzi che seguivano con affetto e attenzione la maestra, io posso anche escluderli dal massacro e forse riuscirò a scoprire il vero colpevole. Facendo così lei aiuta tutti. Fiorello Grassi e Carolino Marassi. Credo che li vedesse anche fuori dell'ora di scuola. Che altro sa sull'argomento? Nient'altro. Dove andiamo? In via General Fara. Dobbiamo interrogare la famiglia di Dell'Angeletto, la sorella di Verini e la zia di Benito Verdi. Viene con noi? Sì. Il signor Dell'Angeletto? Non c'è. Lei è la moglie? Sì, perché? Dovrei parlargli. È sceso un momento qui sotto all'osteria. Grazie, signora. E mio figlio? A mio figlio cosa gli faranno? Un processo. Lei l'ha visto. Come sta? Lo avete picchiato? No, non l'abbiamo picchiato. Gli abbiamo dato delle sigarette e fatto fare un bagno. Lo so che è un delinquente, ma non picchiatelo. È per mio figlio. Sì. Dovrei farle qualche domanda. A me mio figlio non interessa più. Ma interessa a noi. Vorrei sapere se suo figlio aveva qualche amicizia femminile. Ma non con una coetanea. Con una donna molto più anziana di lui. Queste cose i figli non le raccontano mai al padre o alla madre. Forse al bar, agli amici, magari al primo venuto, ma al padre e alla madre mai. Sì, è vero, ma forse lei potrebbe indicarmi qualche suo amico del quartiere, che è a conoscenza se Federico aveva una donna più anziana di lui.
Ma ce l'hanno tutti quanti, la vecchia. Oggi le donne sono tutte puttane. Scusi, signorina, volevo dire che ce ne sono molte. Non si preoccupi. Mi scusi tanto. Vede, se riusciamo a sapere il nome di questa donna, può essere molto importante anche per il suo ragazzo. A casa non parlava quasi mai. Veniva, mangiava, rubava qualche soldo quando lo trovava, prendeva roba da vendere e se ne andava. Provi ad andare al circolo più giù. Lì lo conoscono tutti, anche il padrone. Sanno certo molto di più di quello che so io. Grazie. Buongiorno, dottore. Qui veniva spesso un ragazzo, un certo Federico Dell'Angeletto, che tu lo conosci molto bene. Ne hanno parlato anche i giornali. Veniva qui molto spesso, come quelli lì. Se veniva come quelli, pagava, giocava come tutti. Io che c'entro? Non ho detto che tu c'entri. Io non voglio grani. Non ne avrai se parli. Li conosci bene quelli? E di Federico che cosa sai? Mi interessa sapere se Federico aveva una relazione con una donna molto più anziana di lui. Tutti ce l'hanno. A me interessa quella di Federico. Io non l'ho mai vista. Questo non ha nessuna importanza. Che cosa sai di lei? Neanche il nome so. Particolari? Ah, ricordo una cosa. Federico diceva che la donna era vergine e che voleva mantenersi così. Cioè? Cioè che faceva l'amore in modo da rimanere vergine. E che altro ricordi? Gli dava dei soldi. Una volta è venuto con 300.000 lire. Dai discorsi che faceva, che idea ti sei fatta sull'età? Ma 30, 40, non ci ho mai riflettuto. Cioè, loro parlano ma io non ascolto. Parlano ma non mi interessa quello che dicono. Chi altro veniva qui? In che senso? Chi altro? Di quelli del massacro. Hai capito benissimo. Beh, nessuno fisso. A trovare Federico veniva uno slavo, ma il nome non glielo saprei dire. Elusic. Elusic? Ma gli slavi sono tutti sic, proprio non glielo saprei dire. Va bene, arrivederci. Ci vediamo domani per controllare la licenza. Dottor Lamberti, dottore. Dottore, la mia licenza è a posto, quasi a posto. E i flipper li dovevo levare da un momento all'altro. Aspetto il camion. La donna di Dell'Angeletto si chiama Beatrice Romani e lavora come infermiera presso un medico. Viale Brianza 6, secondo piano, interno 4. Ho una nuova pista. Tu vai dalla sorella di Verini e dalla zia di Benito. Ci vediamo alla centrale. È per l'automobile. Prendete un taxi. Ah, andiamolo, Cascia, ti porto in Dax. Sei già stufata? Allora viene. Lei è la sorella di Verino Verini. Polizia? Dovrei farle qualche domanda. Va bene, me le faccio. Si calmi, per favore. Dica pure, brigadiere, vuol sapere di mio fratello? È uno sporcaccione, un delinquente. Non ho mai saputo come viveva né che cosa faceva. È un porco. Un porco fottuto. La prego, continui. Ma che cosa debbo continuare? Avevo 10 anni quando tentò di violentarmi. La mamma ci aveva lasciati soli. E riuscì a salvarmi perché spingendolo finì su una stufa e si bruciò il di dietro. Oh. A 13 anni me ne andai a servizio. Se no mia madre mi mandava a battere. Magari erano d'accordo lei e il Verino. Da allora non sono più tornata a casa e non ho più saputo niente né di lui né dei suoi amici. Ma saranno certamente tutti porci e delinquenti. Senta, signorina Romani, noi della polizia ci siamo fatti una certa idea del delitto. Lei non sa se Federico e i suoi amici frequentassero persone adulte? Ah, senz'altro. Guardi, dottore, perché aveva denaro? Aveva tanto denaro e me lo faceva vedere quando io non gliene davo. Sa, tra me e lui, anche se sono ancora signorina. Signorina,
Non le ha detto per caso qualche volta la provenienza di quel denaro? Basso contrabbando, furtarelli. Una volta mi raccontò di essere andato fino in Svizzera con un altro suo amico. Un'altra volta poi mi ha raccontato di aver rubato 10 motorini. Oh. Lei conosce il nome di quest'amico? Sì, certo. È con lui per quella disgraziata faccenda successa alla scuola. Ettore Ellusic. Federico si dava un sacco di arie per queste cosette. Quell'altro poi... Continui. A sentir loro quando stavano insieme, sa come sono stupidini i ragazzi. Parlavano di stupefacenti, di droga, di diamanti, di persone in Porsche che li trasportavano alla frontiera. Magari si trattava solo di accendini, di sigarette e di qualche orologino da 3.000 lire. E di questa persona in Porsche non le ha mai precisato niente? Ma io non gli ho mai creduto. Sa, Federico è minorenne, Ettore Ellusic mi sembra anche. Ora, come fanno a entrare in Svizzera due minorenni? E poi le persone con la Porsche. Momento. Adesso che ci penso però, c'era uno, un signore. Gentile diceva che gli dava sempre le percentuali giuste. Insomma, certo è che avevano denaro. Troppo per dei ragazzini. E di Ellusic? Di Ettore Ellusic, che cosa può dirmi? Beh, più o meno le stesse cose. A sentir lui... viaggiava solo con le macchine dell'ambasciata e aveva addirittura rapporti con la regina di Saba. Ellusic, eh? Sì, un bel ragazzo biondo, un profugo jugoslavo. La sua amica mi ha telefonato una o due volte per avere notizie su Ellusic. Sparivano sempre insieme, lui e Federico, sicché non ho mai potuto esserle molto utile. La può trovare all'ambasciata, Nadia si chiama. Buongiorno. Ormai sono abituata alla polizia, sa? È da anni, è da quando il tribunale mi ha affidato la custodia di Benito, che vengono qui i poliziotti. Io non volevo prenderla quella grana, che se li tengono loro certi ragazzi, ma sa, sono l'unica parente, ma lei cosa vuole? Il guaglione abitava qui con lei, come stabilito con la legge? Sì, certo, per legge doveva abitare qui. Mi dissero, se lo prende in custodia, povero ragazzo. Lei poi è sola, vedova, lei potrà educarlo, le farà compagnia, e lei potrà portarlo fuori dalla cattiva strada, ed io che sono scema mi sono fatta convincere. Sa se mai è stato nella Svizzera? Ma lei come fa a saperlo? Io non lo so, lo chiedo. Sì, certo. Una volta tornò con diversi pacchetti di sigarette e mi disse che le aveva presi appunto in Svizzera. E lei lo sa che se lui è stato nella Svizzera c'è stato non solo senza passaporto, ma essendo minorenne sotto tutela, se è stato nella Svizzera c'è stato illegalmente. Sì, certo che lo so. E quando mancava di casa per 2 o 3 giorni, io telefonavo alla polizia. Era sotto la mia custodia, ero obbligata a farlo. E sa che mi rispondeva il poliziotto di turno? Mi diceva, sì signora, prendiamo nota e riattaccava. E beh, con tutti i delinquenti che hanno per le mani, cosa vuole che possano interessarsi a un minorenne affidato alla zia? Ma perché non ha avvisato subito la polizia del suo viaggio nella Svizzera? Perché? Perché mio nipote è un delinquente. E se sapeva che lo denunciavo, chissà come l'avrebbe presa. Terum, avevate già fregato con la sua custodia? Signora Novak, da quanto tempo conosce Ettore Ellusic? 2 anni circa. Che cosa pensa di lui? È un volgare mascalzone. Come mai lo definisce così? Io conosco la natura dei vostri rapporti. La natura dei nostri rapporti non implica che io non sappia distinguere un mascalzone da una persona onesta. Mi permetta di insistere. La ricattava? Assolutamente no. Non tema di compromettere la situazione di Ettore Ellusic. È imputato di omicidio, vilipendio di cadavere, sevizie, violenza carnale. Quindi ricatto più, ricatto meno, signora Nova, che io penso che non sia proprio il caso. Dottor Lamberti, io stessa gli davo il denaro, altrimenti non veniva a trovarmi. Non ho scusanti. I ragazzi maneggiavano denaro, questo è provato. Sì, ma le fonti sono diverse. I franchi svizzeri, per esempio, indicano viaggi. Mi è capitato di avere dei dollari nella borsetta, eppure non sono mai stata in America. D'accordo, questo per quanto la riguarda, ma io sono un poliziotto e devo seguire la pista. Come? Andrò da un grosso ex contrabbandiere. Ah. È un nostro informatore. Allora, lascia la pista delle donne? Sì, credo proprio di sì. È una pista che mi ha fruttato molto poco. Risulta che tutte le donne sono soltanto vittime. Rischio di far ricerche per settimane. Per poi scoprire che Fiorello Grassi si è inventato tutto. Bene, io la saluto. Vorrei parlare con Sampero. È in casa?
Non si preoccupi, la mia è una visita amichevole. Mi chiami suo marito. Chi è, cara? Ah, a che debbo il piacere della sua visita, dottore? Perdoni mia moglie. Ogni volta che viene un poliziotto trema. Le vengono in mente i vecchi tempi. Non riesce a convincersi che ora sono pulito. Assolutamente pulito. Vorrei un'informazione, Sampero. Che informazione posso darle? Sono fuori del giro ormai, lei lo sa. Sui vecchi sapevo tutto e tutto ciò che sapevo l'ho già detto. Chi si serve di ragazzini per il contrabbando in Svizzera? Ragazzini? Minorenni. Minorenni? Ai miei tempi mai. Al massimo soltanto per spacciare sigarette. Oggi si va al confine in un'ora in macchina o in motoretta. E uno che abbia iniziativa può fare benissimo quello che dice lei. Ma certo io non lo so. Queste cose nell'ambiente si sanno. Lei dice bene, dottore, nell'ambiente. Ma io ne sono fuori da un pezzo e lei lo sa. Io so, come sai tu, che in un'ora si va al confine. E che uno che è fuori dall'ambiente in un'ora è di nuovo dentro. Ci siamo capiti, eh? Beh, se sai qualcosa, telefona, Sampero. Ah, ma sicuro, le telefono in ogni caso. Arrivederci, dottore. Che cosa è successo? Uno di quei ragazzi si è ucciso, era al beccaria. È riuscito a scappare sui tetti e si è buttato giù. Chi? Fiorello Grassi. È morto sul colpo. Sei sicuro che si tratta di suicidio o l'hanno buttato? Non lo so. Si è ammazzato o l'hanno scaraventato giù, direttore? Tutti i ragazzi stavano andando al refettorio quando uno dei sorveglianti si è accorto che ne mancava uno. Era il Grassi. E l'hanno visto buttarsi? Il sorvegliante è lo stesso che l'ha accompagnato all'ospedale. Ma non ho ancora avuto il rapporto. Sapete, è successo poco fa. Non è ancora tornato. Lo aspetto da un istante all'altro. Dove sono i ragazzi adesso? Li ho fatti radunare tutti nel cortile. Sono là. Ah, sei tu, Mecca. Di com'è andata. Allora? I ragazzi stavano per entrare in refettorio per la cena quando mi sono accorto che il Grassi Fiorello si stava allontanando. L'ho chiamato e, poiché non mi ha subito ubbidito, sono andato a prenderlo. Allora è scappato. Continui. Io sono sceso in cantina e lui è salito sul tetto. Continui! Quando anch'io sono arrivato sul terrazzo, Fiorello Grassi era già in un punto pericoloso. Appena mi ha visto ha gridato, stai lontano se no mi butto giù. E lei che ha fatto? Sono stato lontano innanzitutto. Ho cercato di parlargli, ma secondo me non mi sentiva neppure. Era stravolto. E così si è buttato giù. Va bene, grazie. Si possono vedere ugualmente i ragazzi. Se le cose sono andate così, io preferirei evitare. Sanno quello che è successo e quindi sono in grande agitazione. Insisto, direttore. Tirati su, tu. Come ti chiami? Castello Michele. Quanti anni hai? 16. Lo sai cosa è successo a Fiorello Grassi? Sì, l'ho sentito dire. Che cosa è successo? Si è buttato dal terrazzo. E tu lo sai perché? Io no. E tu come ti chiami? Silvano Marcelli. Quanti anni hai? 16. Lo sai che cosa è successo a Fiorello Grassi? No, non lo sapevo, lo so adesso. Tu eri amico di Fiorello, vero? Andavo a scuola con lui. Ma lo vedevi anche fuori scuola, no? Come tutti, ogni tanto, per caso. E tu come ti chiami? Carolino Marassi. Quanti anni hai? 16. Lo sai cos'è accaduto al tuo amico Fiorello Grassi? Amico, no. Lui non ci frequentava molto. Si vedeva spesso con la maestra. In che senso? Come, in che senso? Mi hai capito benissimo! A me veramente
Era lei che lo stuzzicava. Non di persona, però. Sa, Fiorello credeva di essere... E la maestra era convinta del contrario. Gli presentava le ragazze. Ma... Anche tu uscivi con la maestra. Le ho fatto credere di avere certe tendenze. Così lei mi correggeva. L'ho provato, ecco. Secondo te perché Fiorello si è buttato dal tetto? Lo sanno tutti che quelli come lui le fanno certe cose. Fiorello era un ragazzo sensibile. Non era mai stato in un posto come questo. Non ce l'ha fatta. Ascoltate, branco di carogne! Mentre voi ve ne state qui a prendere pulci, io ho scoperto parecchie cose. Intanto che siete una banda, che prendete soldi da donne anziane e che andate spesso in Svizzera a fare contrabbando, che chi vi accompagna ha una Porsche. Dovessi controllare tutte le Porsche che ci sono in Italia, troverò quella che vi ha portato! Adesso mi interessa poco sapere se contrabbandavate stupefacenti o sigarette! Mi occorre quell'uomo! Per quale motivo volete pagare per lui? Può darsi che chi ha organizzato il tutto è uno di voi! Due di voi! Tre di voi! Ma una porcheria simile! Non potete averla concepita da soli! Voi vi illudete che accusandovi l'un l'altro ve la scappottate! No! Perché io non vi mollo! Vi perseguiterò sino nei riformatori a cui sarete destinati! Vi aspetterò fuori! Su questo ci potete contare tutti quanti! Sono stati addestrati a deludere la legge. E finché noi continueremo a interrogarli, secondo i regolamenti, non caveremo mai niente di utile che possa aiutarci. Ma lei come vorrebbe procedere? Con mezzi coercitivi? No. Mi è venuta un'idea. Affidatemi uno di quei ragazzi. Affidarlo come? In consegna, solamente per qualche giorno. Ma non credo che i regolamenti lo permettano. Lo terrò io, a casa mia. Gli parlo e gli faccio dire tutta la verità. Questi ragazzi non parlano unicamente perché hanno paura di qualcuno. Se riesco a convincere uno di questi ragazzi a parlare in un ambiente diverso da questo, è fatta. Ma per riuscire nell'intento ho bisogno di tenerlo lontano, di ispirargli fiducia. Di convincerlo che fa molto meglio ad ascoltare me invece che qualcun altro. La magistratura ha affidato la loro custodia a questo istituto. Un qualunque poliziotto come te o me non può prendersi uno di questi ragazzi e portarselo a casa. E se le scappasse? O si uccidesse come ha fatto Fiorello Grassi? No, non lo lascerò né uccidersi né scappare. Guardi che io sono d'accordo con lei, ma il dottore ha perfettamente ragione. D'altronde nessun magistrato si prenderebbe la responsabilità di una procedura così poco ortodossa, tantomeno io da solo. Perché non prova, direttore? Il magistrato mi ha detto che il direttore è felice di consegnarti un ragazzo. Beato lui. È un uomo intelligente. Stammi a sentire, visto che tra persone intelligenti vi capite. Se questo ragazzo ti scappa, tu perdi il posto. E sarò proprio io a buttarti fuori, con le mie mani. Che privilegio. Se gli succede qualche cosa, se si rompe una gamba, se qualcuno lo ferisce... O te lo porta via, non solo perdi il posto, ma vai anche in galera. Lo so. E poiché ti ho raccomandato anch'io al magistrato? Non solo perdi il posto e vai in galera. Ma ti rompo la faccia prima io. D'accordo. Auguri. Grazie. Ah, senti. Chi è che hai scelto? Carolino Marassi. Su, avanti, sali. Thank you.
Andiamo a casa mia. Buongiorno, dottor, mi dica. 3 costate. Va bene. Me le tagli molto alte, eh? Te cosa vuoi? E te, pirla. Lasci stare con me. Ah, ben, scusi. E 3. Là. 6 etti abbondanti, buon peso, eh? Metta tutto in conto. Va bene, dottore. Andiamo. Ehi, Falchè, ciao. Dai. Metta pure lì sul tavolo. Vieni. Adesso ti fai un bel bagno. Su, togliti i vestiti e metti tutta la tua roba lì per terra. Pidocchi? No, cimici sì. Quelle dei pagliericci però. Sono molte. Qualcuna resta. Io ne ho poche. Ah, meglio così. Non ti piace l'acqua? E il sapone ancora meno, eh? Dov'è il sale? Oh! Mangia quanto ne vuoi. Bevi, no? Hai sonno? Certo che ho sonno. Vieni, ti faccio vedere la tua camera. Notte, Carolina. Quello è il tuo letto. Ho portato della roba, l'ho presa un po' a occhio. Guarda se ti va bene. Usciamo, Olivia ci aspetta. Tu sei mai andato in Svizzera? No. Sai se c'è stato qualche tuo compagno? Non lo so.
Lo sai che quella sera, quando avete ucciso la maestra, uno di voi ha perduto una moneta svizzera? E con questo? Va bene, tu non sai niente. Oggi è il quinto giorno che passi con me. Tra due devi tornare dentro. E questo sinceramente mi dispiace. Io posso anche evitare di farti tornare al Beccaria e posso fare di più. Posso trovare qualcuno che garantisca per te. Ti trovo un lavoro, così non torni più dentro. Hai ancora due giorni. Io di solito non do consigli, ma questa volta a te uno voglio darlo. Aiutaci a scoprire chi ha combinato tutto quel macello. E tu torni ad essere una persona come si deve, che si lava, mangia, lavora, sta all'aperto. Pensaci. Pensaci su. Che facce scure avete. Ho litigato col mio amico. Perché? Non vuole aiutarci. Non vuole dirci nemmeno una parola. Peccato, lo credevo intelligente. È intelligente, invece. Ah, non ha preso il vino? No. Vado io. Perché credi che il dottore ti abbia portato via dal Beccaria? Vestito, nutrito, ospitato. Io non ce l'ho con lui. Rispondi alla domanda. Per fregarmi. Questo è quello che puoi credere tu, se non rifletti. Non poteva fregarmi in questura. Non ha potuto fregarmi in Beccaria. Va bene. E allora ci ha provato adesso. Ma cercare di dissociarti da un massacro non vuol dire fregarti, come dici tu. Ormai è fatta, signorina. Sì, è vero. Ma perché vuoi pagare per qualche altro? Nessuno pagherà niente. Ho finito le sigarette. Meglio, fuma troppo. Sì, va bene, ma è meglio andarle a prendere per dopo. Carolino, quando hai finito la frutta, mi vai a prendere le sigarette qui sotto? Ho già finito. Torna presto. Il fumo farà male, ma si sta peggio senza. Torno subito. Astor da 10. Una china e un gettone. Una china liscia. Subito.
Sono Carolino. Chi? Carolino, Carolino. Non eri al Beccaria? Mi hanno fatto uscire. Come ti hanno fatto uscire? Raccontami tutto bene. Ora non posso. Vengo da te. No, assolutamente no. Vengo lo stesso. Subito. Ciao Carolina. Adesso racconta tutto con calma. Hai saputo che Fiorello Grassi si è ucciso? Dovevi lasciarlo perdere. Se con te non voleva stare, pazienza. E a conti fatti dovevi lasciar perdere anche la maestra. Adesso i morti sono due. Dimmi com'è che sei fuori. Lo cascio. Vado a vedere se c'è un'uscita posteriore. Tieni gli occhi aperti tu, mi raccomando, eh. Voleva sapere tutto, ma io non gli ho detto neanche una parola. Mi avrebbe tenuto qualche giorno con lui. Per poi... Non ti è venuto in mente che avrebbero potuto seguirti? E perché? Perché sennò non ti lasciavano scappare tanto facilmente. Non sono stupidi. Tu sei scappato e loro ti hanno seguito per vedere dove andavi. Come hai fatto a non capirlo? Avrei potuto fuggire quando volevo in tutti questi giorni. Ogni momento. Appunto. E loro erano pronti a seguirti in ogni momento. Come hanno fatto oggi. Ma sei sicura? Ne sono sicurissima. Su, vieni a vedere. Guarda. E adesso? Adesso ci penserò io. Vado un momento di là. Sta calmo e ti porterò fuori dai guai. Tu esci subito di qui per il terrazzo ed esci all'altro isolato, ti ricordi? Lo hai già fatto un'altra volta. L'altra volta era notte. Su, va. Ora possono vedermi. Se ti vedono l'importante è di non scappare. Di che hai fatto una scommessa, sei un ragazzo. Ti crederanno, vedrai. Poi vestito come un signore. Allora? Aspettiamo. Le cose si complicano. E perché? Solo perché devi darmi 20 permessi invece di uno per poter visitare lo stabile? Perché diamo disturbo? E va bene. Dove si trova quel ragazzo ora? In un palazzo di Piazza Duse? Se per le 9 non è uscito, alla chiusura del portone avrai i permessi. Thank you.
un mandato, ecco l'autorizzazione. Comincio dall'ultimo piano. Trovami quel ragazzo. Non dirmi che te lo sei perso. Trovamelo! È fuggito da quella terrazza. Non può averlo fatto da nessun'altra parte. Certo, la casa è quella. Sì, sì. Forse è la persona che cerchiamo. Ma come facciamo a provare che è stato lui a istigare i ragazzi a uccidere? Con le tue sottili intuizioni? Per una storia del genere ci vogliono delle prove. E a noi adesso manca anche Carolino. Ci si vede domani. O stanotte stessa, se c'è qualcosa di nuovo. La polizia ha distribuito le foto di Carolino. Hanno disposto ovunque posti di blocco e... Dica pure la frase storica. Non può essere andato lontano. Senti. Fermati qui stanotte. Mi vuole qui con lei solo perché non riuscirà a dormire. La prima volta con te. Avrei voluto accadesse diversamente. Per me va bene anche così. Che posso fare per lui? Quando Carolino è salito, devono essersi subito accorti che c'era la polizia. Lo avrà portato in un posto isolato. Non può essere andato lontano. Sa della polizia, dei posti di blocco. Lo avrà portato in un posto che conosce bene, in un posto isolato. E lì lo ucciderà. E ucciderebbe tutti i ragazzi se potesse. E sa che quando sapranno che Carolino era uscito d'accordo con la polizia ed è morto, i ragazzi taceranno più di quanto non abbiano fatto finora. Sarà ancora vivo, Carolino. Era una baracca per gli operai che lavoravano all'Enel. L'hanno lasciata così. Telefona per un'ambulanza, presto! Ho sete. Chi è stato? Lei. Lui. Oh.
Chi è stato ad accoltellarti, Carolino? Lei. Lui. E dov'è adesso? In una baracca dell'Enel. Sulla strada di Magenta. Alla baracca 12. Avvisa la questura di mandare una squadra sulla via di Magenta, alla baracca 12. Mi sono difeso. L'ho colpito. E Sampero era nell'aula quella sera. Lui voleva Fiorello Grassi. Aveva saputo dai ragazzi che stava per innamorarsi della maestra. Ebbe paura di perderlo e pensò che ridicolizzando la maestra Fiorello se ne sarebbe allontanato. Non credo volesse ucciderla. Ma poi ci prese gusto. E Carolino? Sta bene, se la caverà. Ma cos'hai? Non sei contento? Di che? Gli avvocati non ci metteranno molto a farlo passare per pazzo. Giacché solamente un pazzo può concepire e commettere un'azione simile. E se la caverà con l'internamento in un manicomio per qualche anno, poi ricomincerà. Lascia perdere. Non ti compete. Hai ragione, non mi compete. Anche se una povera maestrina resta sottoterra dopo una morte disumana. E tutti quei ragazzi cresceranno ancora più corrotti dopo la spaventosa lezione di sadismo che quel mostro gli ha impartito. Meno male che me l'hanno tolto dalle mani, altrimenti... Vado dai giornalisti. Sono 2 ore che aspettano.